Se la domanda che ci poniamo è cosa sia la programmazione lineare, possiamo rispondere in questo modo. La programmazione lineare è un metodo che ci consente di trovare la soluzione ottimale rappresentata da una coppia di valori indicati con XY, quindi su un piano cartesiano la soluzione corrisponde sempre ad un punto, che riesca a risolvere due cose. Ottimizzare una funzione obiettivo, che in maniera generica indicheremo con z funzione di xy, è che l'aggettivo lineare ci fa già capire che in realtà questa funzione obiettivo sarà rappresentato da una retta ax più by. Quindi risolvere significa trovare quale sarà il valore da attribuire a x, a y, affinché questa funzione sia ottimizzata, che significa o resa massima oppure resa minima. La seconda cosa consiste nel rispetto di vincoli che si leggeranno dal testo, ossia la nostra coppia di valori xy non solo dovrà rendere ottima la nostra funzione obiettivo, ma dovrà anche rispettare i vincoli tecnici che leggeremo dal testo. Partiamo subito quindi imparando a risolvere un problema. Dopo aver letto bene il testo del problema, dobbiamo suddividere in tre fasi il nostro procedimento. Nella prima fase, leggendo il problema dalla domanda, troveremo subito qual è la funzione obiettivo da ottimizzare. Ed in genere nella domanda del problema si parlerà di ricavi da massimizzare, di costi da minimizzare, oppure di utili o profitto anch'essi da rendere massimi. In genere questi ricavi corrispondono alla combinazione lineare, alla somma di prezzo derivante dalla vendita del primo oggetto più prezzo derivante dalla vendita del secondo tipo di oggetto. In modo analogo, se si parlasse di costo, il costo da minimizzare sarà dato dalla somma del costo derivante dalla produzione dei primi oggetti più il costo derivante dalla produzione di secondi oggetti. La stessa cosa quindi sarà anche per il profitto. Proseguendo nella lettura del testo, troveremo sicuramente descritti i vincoli da rispettare e lì vi consiglierò lo schema che renderà molto facile la costruzione del vostro modello matematico. Nell'ultima fase dovremo invece disegnare, rappresentare graficamente la regione ammissibile dei vincoli. E quindi rappresentando tutte le disequazioni, come sono in genere i nostri vincoli, riusciremo ad avere una parte del piano disponibile di cui dovremo trovare i vertici attraverso la risoluzione di sistemi, di piccoli sistemi, e di tutti questi vertici ne troveremo solo uno che rappresenterà la nostra soluzione. Partiamo subito quindi con l'esercizio. Leggendo il testo dovremo stare attenti a individuare subito la domanda, perché dalla domanda del problema noi riusciremo a capire quale sarà la funzione obiettivo da ottimizzare e capiremo con cosa indicheremo x e con cosa indicheremo y. E quindi cominciamo. Una ditta di confezioni vuole programmare la produzione di gonne di due differenti modelli. Andiamo alla fine e leggiamo. Determina quante gonne dei due tipi e in tal modo abbiamo scelto di indicare con x il numero di pezzi di gonne del primo tipo e con y la quantità di gonne del secondo tipo. Continuando con la domanda, leggiamo che vogliamo ottenere l'utile massimo, perciò nella prima riga posso già scrivermi l'espressione della mia funzione obiettivo. Voglio che l'utile, che è funzione di queste due variabili, sia massimo. Come vedete, mi sto creando uno schema con tante righe, tante quante saranno i vincoli tecnici del problema che ancora devo leggere. Abbiamo che per costruire una gonna del primo modello si è calcolato di impiegare 40 minuti di lavoro manuale e 10 minuti di lavoro alla macchina, perciò scrivo nel mio schema che il primo vincolo riguarderà la quantità di lavoro manuale espresso in minuti,
Vi sollecito a controllare sempre l'unità di misura e nell'ultima riga la quantità di lavoro alla macchina sempre espresso in minuti. Possiamo ora, leggendo bene, capire quali sono i valori numerici da inserire. Per la gonna del primo modello, e quindi adesso sarò in questa prima colonna, devo scrivere che per ogni gonna ho 40 minuti di lavoro manuale, quindi 40 minuti per ogni gonna, e 10 minuti di lavoro alla macchina, quindi 10 minuti per ogni gonna del primo tipo. Ora andiamo a vedere l'informazione per la produzione di gonne del secondo tipo. Leggiamo che ci sono 20 minuti di lavoro manuale per ogni gonna Y e 15 minuti di lavoro alla macchina per ogni gonna del secondo tipo. Quindi abbiamo 20 per Y, la quantità di gonne, e 15 per Y, la quantità di gonne del secondo tipo. Vediamo ora se c'è un limite massimo. Sì, la ditta dispone al massimo di 30 ore di lavoro manuale. Quindi il limite che abbiamo, ecco che l'ho scritto qui, il limite che abbiamo è che non possiamo superare le 30 ore, le 300 ore, scusate, 300 ore di lavoro manuale. Attenzione all'unità di misura, infatti dobbiamo trasformare le 300 ore in minuti e quindi abbiamo che il lavoro manuale massimo non dovrà superare i 18.000 minuti. Anche nella riga corrispondente al lavoro della macchina abbiamo un limite massimo, abbiamo il limite di 150 ore da rispettare, anche queste però dovranno essere trasformate nella stessa unità di misura. Quindi moltiplico per 60, ottenendo quindi che la limitazione è pari a 9.000 minuti. Cerchiamo ora però i valori che mi servono per completare la funzione obiettivo. Dice che dalla vendita di una gonna del primo modello andiamo a cercare ora l'informazione per la funzione obiettivo. Dalla vendita di una gonna del primo modello si otterrà un utile di 30 euro, quindi 30 euro per la quantità di gonne X, mentre per la vendita della gonna del secondo modello l'utile sarà di 40 euro, quindi avrò 40 euro per il numero di gonne del secondo tipo. Siamo pronti per mettere in maniera più ordinata la presentazione del nostro modello matematico di programmazione lineare. Innanzitutto indichiamo che la funzione obiettivo è rappresentata dalla funzione u, che dipende dalle due variabili xy, e che corrisponde a questa espressione lineare. 30x più 40y è la legge che mi permetterà di trovare l'utile e io questa funzione dovrò renderla massima. Ora, soggetto ai vincoli, abbiamo il sistema di vincoli. Sistema di vincoli proprio perché è un sistema. Il primo vincolo è che 40 per il numero x più 20 per il numero y non deve superare 18.000 minuti. Il secondo vincolo è che 10 volte il numero di gonne x più 15 volte per il numero di gonne Y non deve superare 9.000. Le altre due condizioni sulle variabili, gli altri due vincoli, sono che sia la X che la Y appartengano al primo quadrante. Passiamo ora alla ricerca della regione ammissibile. Dovremo fare il grafico di tale regione. Vediamo come si fa. Innanzitutto consideriamo il primo vincolo. Per un attimo e dimentichiamo il minore in modo che possiamo disegnare la prima retta. Una volta che abbiamo disegnato la prima retta, visto che abbiamo il verso di minore, sappiamo che dobbiamo tenere la parte sotto la retta, cancellando quindi la parte che invece starà al di sopra della retta. Facciamo la stessa cosa anche con il secondo vincolo. Lo rappresentiamo graficamente e andiamo a cancellare la parte che sta sopra la retta. Perché parlo di parte che sta sopra la retta? Beh, perché vedo che la Y, che è preceduta da un segno positivo, è confrontata con un verso di minore, quindi vuol dire che la Y
y sarà al di sotto della retta. Dopodiché sappiamo che dobbiamo considerare solo il primo quadrante perché le x e le y devono essere positive. Dopodiché potrò individuare le coordinate dei vertici trovando le intersezioni tra le rette e quindi in pratica, algebricamente, risolvendo dei sistemi con le rette che abbiamo scritto all'interno dei vincoli. Ho rappresentato i vincoli, quindi cancellando la parte che sta al di sopra, perché i nostri vincoli avevano il verso di minore. Cancello la parte che sta sopra una retta e la parte che sta sotto una e l'altra retta. Ecco rappresentata la regione ammissibile, la regione che abbiamo individuato rappresentando graficamente i vincoli. Da prima abbiamo visto che dobbiamo cancellare la parte che sta al di sopra della prima retta e anche la parte che sta al di sopra quell'altra retta, per cui adesso in rosso individuo la parte corrispondente alla regione ammissibile. Tutta questa parte che sto colorando di rosso rappresenta la parte entro la quale io potrò trovare la mia soluzione ottimale. Di tutta questa parte però noi andiamo a considerare solo i vertici, perché questo è il risultato di un teorema che quindi ci semplifica davvero i calcoli. Abbiamo i quattro vertici. Dobbiamo calcolare l'utile corrispondente al primo punto A, l'utile corrispondente al secondo punto B e anche per gli altri due. Mi sono riscritta la funzione obiettivo da ottimizzare e quindi per tutte le volte vado a considerare, ad esempio, le coordinate del punto A, 0 e 0. Perciò l'utile, in questo caso, vale 0, sicuramente un punto che non considero. Il punto B ha come coordinate 450 e 0, perciò inserisco 450 qui e 0 qui, ottenendo 13.500. Ora andiamo a considerare il punto C, le cui coordinate sono 225 per la x e 450 per la y, la cui somma fa 24.750, che finora è il valore maggiore. Vado adesso a prendere il punto D. Il punto D vediamo che come valore di x a 0 e come valore di y a 600. Anche qui facciamo il calcolo e dal valore del profitto faccio un confronto, vedo che il profitto maggiore di 24.750 corrisponde al punto C, perciò la combinazione di prodotti x uguale 225 pezzi e y uguale 450 pezzi è la combinazione ottimale per avere il massimo profitto. Il massimo profitto che nel nostro caso è di 24.750.